non so cosa aspettarmi. Eravamo troppo abituati bene nelle altre città, cavata da un pezzo di giada intero, completamente intrappolati qui dentro. Ora vi porto dentro il caos di uno dei market qui a Bangkok. Singapore, Malesia, Thailandia, Vietnam, 4 stati, un mese per visitarli, 17 video per raccontarli. Benvenuti in... Allora Quad, com'è andata in Asia? Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Bangkok, capitale thailandese. Abbiamo un sacco di cose da vedere, ce la siamo presi un po' più con comodo questa mattina, quindi zaino in spalla e si va. La nostra ultima tappa thailandese, la capitale, Bangkok, una delle città più particolari e stravaganti del sud-est asiatico, conosciuta anche per fare da sfondo al famosissimo film Una notte da leoni 2. Una metropoli che combina modernità e tradizione, con i moderni grattacieli che si affiancano ai templi storici. Un mix che la rende una delle città più visitate al mondo. Con oltre 10 milioni di abitanti, è il centro economico, politico e culturale del paese. E piccolo spoiler, qui siamo riusciti a trovare il nostro cibo preferito. Questo è il Palazzo Reale. Per entrare servono i pantaloni lunghi anche per gli uomini, quindi dobbiamo recuperarceli e poi potremo entrare. Comunque intanto ci facciamo il giro della città, magari ce lo teniamo per ultimo. Talmente così tante cose da vedere che non sapevamo da dove iniziare. Entriamo così al Wat Po, uno dei principali templi buddisti che si trova proprio al fianco del Palazzo Reale. Il Wat Po, conosciuto anche come Tempio del Buddha Sdraiato, è uno dei templi buddisti più antichi e importanti della città. Risalente al XVI secolo, è stato uno dei principali centri religiosi e culturali di Bangkok sin dalla sua fondazione. Ma la sua fama deriva in gran parte dall'enorme statua del Buddha Sdraiato, la principale attrazione del tempio. Questa statua rappresenta il Buddha nell'atto di entrata nel Nirvana. È lunga ben 46 metri e alta 15, rivestita completamente d'oro. Le piante dei piedi sono decorate con intricate decorazioni che raffigurano i 108 auspici del Buddha. Inoltre il complesso di Wat Po è ricco di arte e cultura. Pensate che sono presenti circa 1000 statue del Buddha, più che in qualsiasi altro tempio in Thailandia. È conosciuto inoltre come luogo di nascita del massaggio tradizionale thailandese e ospita la scuola di massaggio più antica di tutto il paese. Ma ora attraversiamo il fiume per raggiungere la seconda attrazione di oggi. E attraversato il fiume si arriva ad uno dei templi buddisti più importanti della capitale, il Wat Arun, con il costo di 5 euro. Eravamo troppo abituati bene nelle altre città a non pagare per vedere queste cose, però devo dire che comunque ne vale la pena. Questo era tanta roba, ragazzi. Il Wat Arun, noto come il Tempio dell'Alba, è uno dei templi più iconici e affascinanti di Bangkok, situato lungo il fiume. Prende il nome dalla divinità indù Aruna, che rappresenta l'alba. È famoso per la sua straordinaria architettura e dettagli decorativi in porcellana. Il punto focale di Wat Arun è la sua altissima torre centrale, che si erge per circa 70 metri. Questa torre rappresenta il Monte Meru, che nella cosmologia buddista indù è il centro dell'universo, e le quattro torri minori che la circondano rappresentano le quattro direzioni cardinali. Tutte le torri sono ricoperte di mosaici realizzati con pezzi di porcellana colorata e ceramica. Pensate che questi pezzi furono importati dalla Cina come zavorra delle navi mercantili. Il nostro buon traghetto ci ha portati lungo il Chao Phraya alla volta di Chinatown, dove probabilmente pranzeremo, non so cosa aspettarmi. Ora vi porto dentro il caos di uno dei market qui a Bangkok. Siamo usciti un po' dalla zona storica, siamo infilati in uno dei market, adesso cerchiamo un po' di girarlo come possiamo. Una delle cose che più mi ha colpito di questi enormi market è il caos più assoluto. Non avete idea di quanto siano enormi, con tutte queste stradine super affollate e piene di oggetti di qualsiasi tipo, dall'abbigliamento ai gadget più disparati, a prezzi ridicoli per le nostre tasche. Prima di visitarli però informatevi, perché alcuni sono aperti solo nel weekend, altri invece come questo sono aperti ogni giorno, e farci un giro è d'obbligo. Finalmente pranzo meritatissimo, riso, pork e buon appetito. Dopo una piccola sosta pranzo, vuoi non andare al 7-Eleven, ma per forza ci vai.
Raga, inizialmente siamo entrati nel mercato per andare verso il Grand Palace. Il problema è che siamo rimasti completamente intrappolati qui dentro a guardare cose a caso e siamo qui da ore. Ed è enorme, è immenso questo posto. Ci stiamo girando da ore ma non riusciamo ad uscirne perché ad ogni metro c'è qualcosa che ci tiene impegnati tipo un quarto d'ora. Sono tutte quelle cosine che trovi su AliExpress, tutte rinchiuse in un mercato. Abbiamo visto finalmente la luce alla fine del tunnel di questo mercato, però in realtà mi è piaciuto, cioè a me piace stare lì a guardare queste robette, però non abbiamo provato i famosissimi scorpioni. Ma andiamo in un altro mercato adesso. Il nostro pomeriggio di mercati non è ancora finito. Da lì in poi, ragazzi, sono successe talmente tante cose che meritano di essere raccontate in un video a parte. Abbiamo perso un bancomat, metà delle attrazioni quel giorno erano chiuse e in più pioveva pure. Abbiamo camminato poi in mezzo ai varani e una sera ci siamo persino tatuati. Ma per ora limitiamoci a visitare il Palazzo Reale. Questo è il video serio. Il Grand Palace di Bangkok è uno dei siti storici e culturali più famosi della Thailandia. Costruito nel 1782, è stato la residenza ufficiale dei re di Thailandia per oltre 150 anni. Il complesso combina elementi architettonici tradizionali thailandesi con influenze occidentali. Al suo interno è presente anche il Tempio del Buddha di Smeraldo, una statua sacra fatta di giada che risale al XV secolo. Questo tempio è considerato il più importante e il più venerato del paese. Al suo interno è possibile ammirare la storia della famiglia reale e ammirare vari artefatti, inclusi armi cerimoniali, gioielli e oggetti d'arte antichi. Ma a parte i numerosi cenni storici, la sensazione a pelle è quella di entrare nel set di un film. Il colore predominante è l'oro. Infatti ogni dettaglio è immancabilmente decorato con particolari dorati. Non sapevo davvero più dove girarmi, tra statue imponenti e pareti riempite di pietre preziose. Assurdo. Sono stracontento di aver visto la statua del Buddha di Smeraldo fatta di giada, ricavata da un pezzo di giada intero. Veramente figo, purtroppo non ho potuto riprenderlo perché è uno dei punti più sacri qui all'interno del Grand Palace. Non era possibile fare né foto né video. Comunque qui è tutto stupendo, è tenuto da Dio, bellissimo, nei minimi dettagli è veramente bello. E ragazzi, abbiamo finito anche con l'ultimo tassello che ci mancava per chiudere il cerchio del centro di Bangkok con il Grand Palace. È stata una figata, bellissimo. Rimane il nostro ultimo giorno qui a Bangkok, quindi noi ci vediamo nel prossimo video con una nuova avventura. Ciao ragazzi! Speriamo bene. E stasera un evento specialissimo, ovvero il... Questa giornata va così, dell'ostello. Non litigate, bambini.